Ecco qua, siamo in via Roma 48, come potete vedere c'è sangue dappertutto. La lite di questa notte, scoppiata verosimilmente per cause passionali, una lite per una donna, è finita nel sangue. Ecco dove siamo, e qui gli abitanti della zona dicono che quest'area sembra diventata una sorta di no man's land, una terra di nessuno. Questo è quello che resta di una notte di sangue in pieno centro a Umbertide. Quest'area è una no man's land, cioè c'è problema con l'immigrazione? Problemi di grosso livello fino ad oggi no, però c'è una situazione da tenere sotto controllo, quello sì, perché qui non si capisce. Però da come abbiamo visto ci sembra che questo immobile sia abbandonato? Abbandonato non so, non so titolo per dirlo, ci abitano degli stranieri evidentemente, non so come, però c'è un viavai abbastanza, abitandolo in zona qua insomma. Conoscevate queste persone? No, assolutamente no, non, cioè, io almeno per quello che mi riguarda no, io non è che abito qui in zona, ma non sto di giorno a Umbertide, lavoro fuori, quindi sono venuto a vedere, mi hanno detto stamattina. È inquietante comunque, come direi proprio di sì, sangue dappertutto. Senta, ci sono problemi di integrazione secondo lei? Ma io adesso tutto sommato penso di no, ecco. Però quando vi trovate a contatto con queste persone avete difficoltà in qualche misura? Io ne esco poco alla sera, non è che so con queste persone, ecco. Le lascio poco, sì. Diciamo che lei vive la sua vita e loro la loro, insomma. Ma sì, tutto sommato sì, è una famiglia, diciamo, ecco, non è che un giovanotto che esce con questi oppure che ne parla con questi, no. Anche se io rispetto tutti, per carità. Grazie. Prego.